Vedi, una volta Piero Angela, che ha 10 anni più di me, mi disse: ricordati che per fregare l'Alzheimer, avere progetti, pensare, avere il cervello in funzione, se tu ti metti a casa in poltrona, l'Alzheimer diventa il compagno del banco, capito? Quindi lo dico anche a voi a casa, qual è? Uno, questo, ecco. Abbiate progetti, giocate, pensate, anche le parole crociate. Avete sempre il cervello in movimento, così l'Alzheimer va da un altro, capito? Ecco.